Prosegue la conta dei danni causati dal temporale di ieri. Nel settore agricolo sono diverse le colture colpite dalle forti raffiche di vento. Ad aver avuto la peggio i campi di mais e pomodoro nella Bassa Piacentina, con piante letteralmente sradicate. Tante anche le segnalazioni di danni alle piante da frutta. Col Diretti sta tracciando un primo bilancio delle ripercussioni economiche causate dal maltempo. In primis, l'Associazione degli agricoltori tiene a esprimere cordoglio per la tragica morte dell'imprenditore Giorgio Minardi, rimasto intrappolato dal muro crollato nella sua stalla, nel comune di Besenzone, durante la tromba d'aria. Secondo le prime ricostruzioni, i comuni più colpiti sono quelli situati in pianura e nella prima fascia collinare, danni anche alle coltivazioni in serra, con tetti scoperchiati e alberi caduti sopra le strutture. In Valtidone il forte vento ha colpito i vigneti, gli effetti sono ancora da valutare. Purtroppo, ha commentato il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Galizioli, siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, con il moltiplicarsi di eventi estremi e una tendenza alla tropicalizzazione, con precipitazioni breve e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. La pioggia, ricorda Coldiretti, è attesa per combattere la siccità nelle campagne, ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa. Mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni, poiché i terreni non riescono ad assorbire l'acqua che tende ad allontanarsi per scorrimento, provocando frane e smottamenti.